Dove sei? Dacci la tua posizione che ti veniamo a prendere. Murdock. Sono io che vengo a prenderti. Hai letto l'articolo di Dimmi di più, immagino che sia anche sulla provincia cartacea, in cui l'assessore al bilancio Riccardo Mastrangeli dice che i bilanci del comune, cioè lui acconsente, dice che ha ragione il Movimento 5 Stelle al 100% sul tema della trasparenza e che quindi i bilanci del comune di Frosinone verranno messi online. Io non l'ho letto, me l'hai fatto vedere poco fa. Senti, scusa, poi magari lo tagliamo, devo andare a accendere la sigaretta che non c'ho. Ecco. Poi tra un po' lo rifaccio un'altra volta. Sì, me l'hai fatto vedere te l'articolo, però non l'ho letto, devo essere sincero. Oh, e quindi io in quel marasma confusionario, quella notte in cui tutte le vacche sono nere, eccetera, che è Facebook, ho risposto a un al link messo appunto da Dimmi di più e ti riferisco a parole quello che io stesso non sono in grado di trovare di nuovo. Ritrovare, perché assolutamente è un labirinto inestricabile. Esatto. Allora, comunque, beh, lo dico adesso senza starci dare Facebook. Allora, ripeto, caro Riccardo Mastrangeli, io mi auguro la tua iniziativa mi pare assolutamente lodevole, che quindi tu voglia pubblicare i bilanci. Io mi auguro soltanto che tu non ti riferisca soltanto ai bilanci dell'amministrazione Marini perché vuoi dimostrare che sono stati degli incapaci o qualche cosa di peggio. Io mi auguro che questo discorso, questa buona volontà sulla trasparenza dei bilanci si prolunghi nel tempo, che insomma avremo modo di leggerli anche per i prossimi 5 anni. E certamente, così come ci auguriamo che finalmente il servizio dei resoconti stenografici e audio delle sedute consigliari vengono presto ripristinati, così come ci auguriamo che le delibere consigliari e le delibere di giunta vengano rese disponibili. Insomma, ci aspettiamo veramente un'operazione di trasparenza, anche perché vi siete talmente esposti che se non lo fate proprio, cioè, vi pigliamo a pizza le fango del Camerun in faccia, insomma. Quindi avete un'occasione buona. Veramente, guarda, io sono convinto, perché so di tanti che votano centrosinistra in buona fede, che sono convinto che se voi porterete avanti questa modalità di rapporto con i cittadini e con gli elettori, sono convinto che tanti elettori di centrosinistra di Frosinone può darsi pure che vi daranno l'appoggio. Posso fare una previsione e una provocazione? Scordatelo, cioè, che quelli di centrosinistra sono una fascia, una razza. Io questo non mi prendo la responsabilità, non ci credo proprio che ci sarà un cambiamento. Una faccia, una razza. Cambierà nulla, al di là di tutte le belle dichiarazioni. Certamente saranno prodighi di informazioni sugli errori del passato fatti da Marini, da Marzi, ma su quello che fanno loro stai tranquillo. Ma poi fino a un certo punto, scusami, certo, perché anche perché poi le cose vere è meglio tenersele dentro il cassetto, perché cioè non è che questa maggioranza è maggioranza per volontà di Dio, eccetera, per cui possono avere bisogno al momento opportuno del voto di quella che adesso è la minoranza. Quindi è chiaro che le cose importanti rimarranno nel cassetto, però diciamo che bisogna avere un atteggiamento positivo, quindi fino a prova contraria credere a quello che ti viene detto esplicitamente. Ma certo. Murdock. Sono io che vengo a prenderti. Senti, ma invece hai visto in giro Mario? Mario. Advisor full from... Yes, dalle elezioni, lo hai più visto in circolazione? No, assolutamente, ma nemmeno sulla rete. Anzi, sinceramente, gli ho chiesto anche l'amicizia su Facebook e probabilmente è distratto da altre cose, non me l'ha concessa. A chi l'ha visto per chiedere... Cioè. Oppure Delitti Rock, non lo so io. Murdock. Sono io che vengo a prenderti. Senti, poi un'altra cosa, mi risulta che da un po' di tempo a casa dell'amico Memmo si organizzano delle cene con un sacco di gente. A noi non ci è arrivato nessun invito. No, vabbè, questo non è vero, credo che mi piaccia a noi. Vabbè, sì. Però è un amico tuo, almeno no, anche mio. Vabbè, no. Ci poteva almeno invitarsi, ma
No, non aveva nessun motivo, dai. No, ok, però arriva alla fine del discorso. Se fossero cene conviviali, io mi domanderei perché non ci chiama. Forse non sono cene conviviali, come sospetta qualcuno, ma sono cene politiche. Vabbè, perché scusa, se cene conviviali dovrebbe trovare per forza piacevole la nostra presenza. No, vabbè, tu sai raccontare le barzellette, mi pare. Hai ragione. A meno che non ti presenti con il nostro amico barzellettiere, quello della palestra, e allora, certo. Allora... Ma magari lui è invitato. Magari lui è invitato perché racconta le barzellette. E noi rubiamo solo i coglioni, quindi. Esatto. Un po', diciamo, dai, che siamo un pochettino, per gli inglesi, boring, un po' noiosi. Sì, dai, sì, è vero che siamo noiosi. Sì. Esatto. Siamo sempre noi due solo, vedi, soli, vedi, cioè, non ci servirà nessuno. Assolutamente. Quindi fa le riunioni conviviali? Sì, fa le riunioni conviviali. E parlano, giustamente. Vabbè, queste sono le ultime novità, spicciole. Ma io, a me fa piacere sempre vedere Memmo, ti figuri, io ogni volta che l'incontro per me mi si apre il cuore, e quindi io mi auguro di vederlo in consiglio comunale. Io soltanto che sono molto scettico, per cui spero di essere contraddetto, ma penso che Memmo in consiglio comunale, visto che non è riuscito ad ottenere la presidenza del consiglio, penso che si farà vedere piuttosto raramente. Con o senza le sedute, senza la trasmissione online? Murdoch. Sono io che vengo a prenderti.